Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra videocarriera. Come ben sapete ci eravamo lasciati con delle partite importanti, ma l'importante è arrivare a questo episodio perché ci sarà tutto il turno di Europa League che come ben sapete è contro il Siviglia. Sono felice perché comunque sono passati 5 giorni dall'ultimo video della videocarriera, quindi mi dispiace un po' anche per questo, ma sono sicuro che adesso ci rifaremo perché questo qua è un episodio davvero fondamentale e da ora in poi non ho più voglia di smettere, voglio continuare velocemente a far video per voi. Comunque, scegliamo le maglie, usiamo queste, siamo in casa, la formazione l'ho già preparata. Scuffetta, Rekic, Acerbi, Musacchio, Carrasco, Verdi, Obiang, Werner, Marcos Junior, Eze Rodriguez e Raul Jimenez. Quindi possiamo andare a cominciare questa prima sfida di oggi. Vamos Sassuolo in Europa League. Partita di Europa League, partita fondamentale, Sassuolo-Siviglia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in quanto il capitano Scuffet ed entrambe le squadre che entrano in campo. Sarà una partita di alto livello secondo me perché si affrontano due grandi squadre. Il Siviglia, come ben sapete, è la squadra che ha appena vinto l'Europa League nella realtà, quindi secondo me ci darà del filo da torcere. Comunque possiamo andare a vedere qui le formazioni, la nostra l'abbiamo già vista. Comunque il capocannoniere di questa stagione, secondo me di quelli che sono in campo per adesso, è Raul Jimenez, anche se a volte lo cambiano. Qua il nostro bel 3-4-2-1. Poi adesso andiamo a vedere anche gli avversari che si schierano un 4-2-3-1 con Rakitic, capocannoniere, 7 gol in coppa. Non gioca Bacca stranamente, ma gioca in attacco Gamero. Adesso andiamo a vedere, infatti Gamero con dietro Vitolo Stevanovic e Rakitic. Possiamo cominciare questa sfida. Carrasco, Marcos Junior. Viene fermato Marcos Junior. La palla è lunga per Rakitic, Rakitic in aria. La mette dentro per Gamero, Gamero si gira ancora a Scuffet. Lancio per Rakitic, contro Scuffet, Rakitic. Ferma tutto Acerbi. Musacchio, lancio lungo per Marcos Junior. Posizione regolare, Marcos Junior può andare, è più veloce di tutti, Marcos Junior ci prova subito, parata però, Carrasco, Raul Jimenez, Marcos Junior, Eze può lanciare Marcos Junior, uno contro uno col portiere, Marcos Junior ancora la parata di Beto, Carrasco può andare, viene trattenuto ma ancora Carrasco, palla al piede contro Vitolo, se ne va Carrasco, fine in fondo, Carrasco. Carrasco la mette dentro per Eze Rodriguez. Mani. Ma era Mani. Un secondo. Ma dai. Calcio d'angolo. Lo batte Eze. Prova a metterla dentro per Acerbi. La parata ancora. Javiernas, lancio per Gamero. Gamero contro Scuffet. Ancora Scuffet miracoloso. Lancio per Eze Rodriguez. Largo, defilato, si accentra da Eze. Eze prova a giro. Vorm, Raul Jimenez. Vantaggio Sassuolo. Al 41esimo. Brivido. Nono centro stagionale per Raul Jimenez. Vantaggio Sassuolo di testa. Da posizione difficile secondo me. Alla fine la rete di Raul Jimenez che porta in vantaggio il Sassuolo al 41esimo. Lancio per Rekic. Subito per Rakitic, scusate. Subito il pareggio al 43esimo, non ci voleva. Comunque stranamente Rekic si è fatto sorprendere da Rakitic che è molto più basso di lui. Lo sorprende, segna il gol del pareggio Rakitic con questo bel gol di testa. Verdi prova a lanciare Zé. Eze la tiene, riesce a metterla Raul Jimenez, viene anticipato, quindi calcio d'angolo, lo batterà Marcos Junior. La prova a mettere arretrata per Raul Jimenez, non ci arriva nessuno. Javiernas, Rakitic ancora in posta, lui un fenomeno Rakitic. Javiernas la mette dentro, Acerbi di testa la mette via, ma era posizione irregolare di Gamero. Finisce il primo tempo,
ci vuole calma, perché è stato un gran primo tempo per entrambe le squadre. Forse appena più pericoloso il Siviglia all'inizio, ma poi ci siamo comportati abbastanza bene. Quindi all'intervallo si va sull'1-1, possiamo andare subito alla ripresa. Rakitic supera Acerbi, poi lancio d'esterno per Gamero, che palla! Per fortuna c'è Musacchio che poi si fa sorprendere. Esce Scuffet, meno male, in presa bassa. La palla per Rakitic, Rakitic fermato da Rechicca che prova ad arrivarci, sì, e serve anche Carrasco. Stevanovic dentro la palla per Rakitic, salvataggio di Musacchio. Verdi recupera palla, bravissimo. Verdi può lanciare lungo Raul Jimenez che la mette giù. Raul Jimenez entra in aria, Raul Jimenez fermato proprio alla fine. Lancio per Rakitic, Rakitic, il miracolo di Scuffet. Occhio al contropiede. Parte Marcos Junior, la dà Raul Jimenez. Raul Jimenez prova a servire ancora, prova a servire Eze che non ci arriva. Finisce qua, 1-1. Siviglia un'ottima squadra, ci darà del filo da torcere al ritorno, ne sono sicuro. Il passaggio del turno si fa davvero difficile. Speriamo di fare un miracolo in Spagna, ma davvero il Siviglia è una squadra di ottimi talenti. Poi in avanti con Rakitic e Gamero si trova davvero alla grande. Comunque, torniamo al nostro menu principale, torniamo in campionato e poi ci aspetta il ritorno di Europa League. Adesso andremo a affrontare questa partita di campionato che la giocherò con la miglior squadra possibile, però devo far conto che la prossima settimana c'è ancora l'Europa League, quindi farò giocare molte riserve per tenere i titolari freschi per la partita Europa League che è giovedì. Allora, andiamo perché adesso è importante, voglio assolutamente tornare contro il Siviglia, perché secondo me sarà un'ottima partita. Si gioca al Massimino, tempo nuvoloso. E andiamo a sistemare la formazione. Vi faccio vedere la squadra che useremo per questa partita. Guarda, i giocatori stanno tutti morendo, sono tutti stanchissimi. Allora, Kean, Taimur vanno benissimo. Rozzi, Dos Santos. No, Onasi non voglio usarlo. Sapete perché? Perché vorrei tenerlo per la prossima partita, per la partita di Europa League. Quindi metto dentro Gold, come avete visto. Poi Eze non gioca sicuramente, gioca Weiser al suo posto. Fa l'esterno sinistro, anche se lui è un esterno destro, ma va bene lo stesso. ATD, no, voglio tenere davanti Gabriel che non gioca. E metto anche dentro Keita al posto di facciamo Weiser e poi Saliva a fare l'esterno e Paloschi prima punta. Comunque diciamo che la squadra è riserve, ma secondo me fa paura lo stesso. Quindi si va al Massimino per Catania Sassuolo, parte importante di campionato. Vamos Sassuolo, facciamoci valere. Massimino di Catania per questa partita di campionato. Catania Sassuolo, non so il Catania in classifica in che posizione è. Comunque non penso che stia facendo un campionato esaltante. Comunque dovrebbe essere ancora comunque, basta. Dovrebbe essere a metà classifica. E noi, come ben sapete, stiamo facendo un campionato, secondo me, ottimo. Stiamo puntando alla Champions. Qui il nostro Albertino Paloschi. E andiamo, no, non andiamo a leggere la classifica, comunque vedremo dopo. Cominciamo adesso questo match. Gold, Sally, subito Sally, numero fermato. Forestieri ferma tutto. Morra, bravissimo. Poi rilancio anche, ottimo per Paloschi. Palla lunga di pochissimo. Paloschi poi tenta di uccidere il portiere e si andava a prendere secondo me anche il giallo. No, niente, solo richiamo verbale. Keita può lanciare Gabriel che non riesce a prendere. Forse sì, sì, bravo Gabriel. La dà dietro a Rozzi. Rozzi ci prova a giro. Che schifo. Calcio di punizione, lo batterà Castro. Vediamo il tiro, la parata di Scuffet. Poi la difesa riesce a liberare, meno male. Rozzi, lancio lungo per Gabriel. La palla arriva. Gabriel, Gabriel! Miracolo di Rolin. Batte Gabriel col mancino, la mette dentro. Ma Andukar la fa sua. Checo batterà questo calcio di punizione per il Catania al 43esimo. La palla è dentro, a che di testa. La dà poi a Paloschi. Paloschi il numero. Se ne va contro Checo. Ancora Paloschi. Paloschi col mancino, riesce a servire Gabriel. No,
lancio bruttissimo. Leto dentro per Castro. Castro in aria, la mette per Forestieri. Scuffet si supera. Rozzi può andare. Rozzi la mette forte in mezzo. Non riesce ad anticipare tutti Keita. Peccato. Finisce 0-0 il primo tempo. E si stanno comportando bene le nostre riserve. Comunque c'è la gente che corre, si sta dando davvero da fare per portare a casa questi tre punti. Il primo tempo è andato così, però secondo me nel secondo tempo, con qualche modifica tattica, magari possiamo anche far molto meglio. Rozzi vede Gabriel. Gabriel uno contro uno. Gabriel col sinistro. Pensavo fosse entrata. Che tiro di Gabriel a giro. Palla che esce di niente. Dos Santos vede Gabriel. Numero di Gabriel. Che può andare. Gabriel entra in aria. Gabriel rientra. Ancora Gabriel. Gabriel. Gabriel scatenato. Palla sul mancino. Non riesce a concludere. Sciacca in corso da due avversari. Retropassaggio. Qua la palla arriva a Dos Santos. Dos Santos ci prova a giro. Invece l'arbitro alla fine fischia il fallo e ammonisce Taxidis. La punizione la batterà, adesso lo scopriremo insieme. Dos Santos, punizione per Dos Santos. Punizione difficile da qua. Ci prova lo stesso Dos Santos, barriera piena. Poi Antei! Parata di Andukar. Occhio al contropiede. Keita, attenzione. Keita lancia Paloschi. Paloschi può andare. No, Paloschi si fa anticipare. Rozzi, lancio lungo. Paloschi, posizione regolare. Paloschi no, ma non farti anticipare così. Poteva essere fondamentale questo stop. Lo sbaglia Paloschi. Finisce qua. Partita così, andata così. Poteva andare meglio, ne sono, secondo me. Potevamo fare un altro tipo di gara, ma la testa secondo me anche dei giocatori è all'Europa League. Puntano in quella direzione adesso. Dopo la partita andata all'Europa League, secondo me non vedevo l'ora di andare al ritorno. Peccato che c'era questa partita di mezzo che secondo me potevano portarci a casa. Arriva solo un punto, ma secondo me è un punto, possiamo dire, anche guadagnato, non due punti persi. Comunque giocavano tutte con tutte le riserve. Comunque adesso possiamo andare alla nostra seconda partita dell'Europa League di oggi. Si va al ritorno contro il Siviglia. Allora, terza partita di oggi e la andiamo a giocare contro il Siviglia, perché sarà il ritorno di Europa League. Partita, secondo me, per adesso la partita più importante dopo la semifinale con la Juve. Però anche siamo lì perché importanza ad entrambe le partite. Qui si va in Spagna per questa partita, spero fondamentale per, cioè sarà sicuramente fondamentale, ma spero soprattutto positiva per noi, perché ragazzi, secondo me, se passano il turno col Siviglia faranno una festa micidiale. Allora, adesso andiamo a sistemare la formazione. Comunque giocherà la formazione titolare. E adesso non ci sarà neanche più Verdi a centrocampo, perché al suo posto giocherà Onasi, che ho fatto riposare nella partita col Catania. E allora, tutti carichi, tutti pronti ragazzi, tutti pronti. Mettetevi, comprate i popcorn, fate ciò che volete. Maglia rossa per il Siviglia, maglia blu per noi. Tempo nuvoloso, meno male che non piove. Allora, sedetevi sul divano. Popcorn, Coca-Cola, perché vi farò assistere alla miglior partita, secondo me, fino adesso. Farò di tutto per farvi divertire e spero di divertirmi anch'io. Allora, qua avete visto Nasi titolare, porto in panchina Marrone. Gabriel, per nostra sfortuna, è stanco, se no l'avrei portato. Porto Mopai al posto di Keita, che non mi ha stupito nella partita col Catania. Porto Verdi al posto di Gold, se non sbaglio. Non mi ricordo, non ho visto bene quello che ho fatto. Comunque, vi lascio adesso. La partita è questa, Siviglia-Sassuolo. Vi lascio alla nostra intro e mi raccomando, forza Sassuolo.
Siviglia-Sassuolo. Tutti carichi per questo ritorno di Europa League. Partita fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. Il Sassuolo non si è mai arrivato in questa competizione. Adesso la sta giocando ad alti livelli. E qua inquadrate entrambe le squadre che adesso stringeranno la mano. Andiamo a guardare le formazioni. Ancora 4-2-3-1 per il Siviglia. Con solito attacco. Stavolta non gioca Stevanovic, ma gioca Jairo in avanti. Nel loro 4-2-3-1. Poi Rakic, Vitolo e ancora Gamero in porta, Worm. Rispondiamo noi col nostro 3-4-2-1. Formazione molto simile a quella dell'andata, solo con Onasi che si prende il suo posto a centrocampo. Quindi attacco con Marcos Llorente, Zero Rodriguez, Raúl Jiménez. Mi raccomando, adesso un mi piace e un forza Sassuolo. Lancio per Jairo che la mette giù. Scuffetto miracoloso. Occhio Jairo, fermato alla fine. Occhio qui il contropiede, Raúl Jiménez prova a lanciare Marcos Junior, lo ferma Alberto Moreno. Obiang, che intervento! Raúl Jiménez, lancio per Marcos Junior, palla lunghissima. Si prova lo stesso Marcos Junior. Re-kick, Obiang per Raúl Jiménez. Ancora Obiang, che la scucchiaia per Raúl Jiménez. La posizione è filata, non impensierisce Worm. Obiang, lancio lungo, posizione regolare, Marcos Junior. Sì, Marcos Junior è in aria. Si gira, viene fermato. Musacchio largo per Eze. Eze rientra. Numero viene falsato. Calcio di punizione. Lo batterà Marcos Junior. Prova a metterla a rientrare. Palle larga, Raúl Jiménez. Palla esce di moltissimo. Ma cosa aveva provato Raúl Jiménez? 0-0 il primo tempo. E per adesso passerebbe il Siviglia, come vedete anche dal colore del suo nome sul totale, 1-1. Quindi andiamo alla ripresa. Vamos Sassuolo, che riesce a farla sua e spazzar via per Marcos Junior. Che bella palla di re-kick. Marcos Junior è in aria. Marcos Junior rientra. Non riesce a passarla. Werner per Marcos Junior, che si gira, la dà a Onasi. Onasi, mamma mia, vantaggio Sassuolo al 56esimo. Vantaggio 1-0. Onasi, assist di Marcos Junior per il destro di Onasi, da posizione defilata, batte Worm. Vantaggio quindi 1-0. Lancio per Rakitic. Scuffetti si supera. Scontro contro Vitolo. Ancora Carrasco che va. È più veloce di Vitolo. Vitolo prova a tenerlo. Ancora Carrasco. Può andare fino in fondo. Prova il cross per Raúl Jiménez, che non ci arriva. Diego Perotti la mette dentro. Rakitic. Il tiro ancora. Scuffetti si oppone. Calcio d'angolo per il Siviglia, che adesso attacca. Calcio d'angolo quindi. Batte Perotti, il numero 10 del Siviglia. La mette dentro Acerbi, poi spazza via Antei. La palla è Raúl Jiménez, che di poco non riesce a passare l'ultimo difensore. La palla è dentro Gamero, pallonetto. Salvataggio poi di Scuffet. Bacca, Bacca, ancora Scuffet, poi via la palla. Raúl Jiménez di testa, per la prima volta la prende in partita, ma non serve a nulla. Qua bravissimo Bianca a recuperare. Obiang prova il lancio lungo per Marcos Junior in posizione regolare. È stanco però Marcos Junior. Si prova a allungare un po' la palla, prova a passare la palla indietro. Si è strappato Carrasco, attenzione. Però manca poco, adesso si farà il cambio. C'è da soffrire, Bacca ferma tutto qui la nostra difesa. Marcos Junior prova il lancio lungo per Onasi. Onasi la mette giù, è finita. Incredibile. 1-0 al ritorno dopo il pareggio dell'andata per 1-1. Il Sassuolo avanza in Europa League. Qualcosa di memorabile. Una vittoria strepitosa contro un grande Siviglia. Ma il Sassuolo oggi aveva la testa più forte di loro. Avevano le gambe che giravano meglio. Quindi adesso torniamo al nostro menu principale e per me l'episodio può finire qua. Allora, passiamo gli ottavi, quindi siamo ai quarti, dove affronteremo secondo me qui l'Udinese, quindi una squadra
abbastanza alla nostra portata, almeno che non cambino. Ogni tanto cambiano alla cazzo, le mettono uno di qua, uno di là, comunque. Dobbiamo giocare contro l'Udinese, che ha battuto i calci di rigore lo Zenit. Allora, la classifica è questa, Juve 63, Milan 53, Fiorentina 53, noi siamo a 52, quindi quarto posto, però a un punto da Milan e Fiorentina. Secondo me adesso ci rifaremo piano piano, ci sarà la sfida contro Juve, quindi non so se riusciamo a prendere tre punti, ma noi ci proveremo come al solito, dopo secondo me vorranno fare di tutto per vendicarsi dopo la semifinale di Coppa Italia. Allora, l'episodio è finito, io vi chiedo di rispondere naturalmente alle domande che farò dopo, quindi adesso è tutto, mi raccomando lasciate sempre un mi piace, lasciate un bel commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, aggiungete le preferiti, rispondete di nuovo, ve lo ripeto, alle domande, che è una cosa per me molto importante, quindi ci vediamo al prossimo video, bella!